lavoravo come giornalista presso la redazione italiana di Radio Romania Internazionale a Bucarest. Poi sono venuta qui all'università, alla Sapienza nel 2005. Ho fatto l'esame di ammissione alla Facoltà di Scienze della Comunicazione e ho rivissuto, io ho una laurea in giornalismo in Romania, ho ricominciato la vita da studente qui a Roma. A pari passo con i colleghi italiani seguivo le conferenze stampa, i vari processi dei romeni, processi mediatici in tribunale, andavo anche la notte a fare i giri con la polizia per trovare i romeni, gli accampamenti, andavo nei campi rom. E, ahimè il taglio non era molto diverso. Tranne che noi giornalisti romeni qui cercavamo anche le storie positive. Ho dovuto affrontare anche pregiudizi, ma il curriculum è ancora una sconosciuta in Italia. Nel senso che quando mandi il curriculum ad un'azienda devi avere comunque un altro filtro per poter avere l'opportunità di spiegare chi sei, che sai fare, perché non funziona sempre, quasi mai. Sono dispiaciuta, delusa, dispiaciuta perché ci sono, io anche all'università ho incontrato tanti ragazzi bravi, preparati, ho seguito un corso di giornalismo europeo insieme a dei ragazzi della mia età e tutti preparatissimi, con sogni alti, con aspettative, ma anche loro erano delusi da quello che il futuro in Italia gli riserva e pensavano di emigrare, invece per me pensare di emigrare significa o andare più lontano, ma ancora è impossibile, ma o tornare in Romania. Io ho sempre amato Roma, da quando avevo 10 anni e da quando ho cominciato a capire l'italiano ho voluto trasferirmi a Roma. Leggevo anche gli autori internazionali, io amavo Roma dai libri e dovevo venire a vivere. Sono in una città che si chiama Drobeta Turnu Severin e che si trova al confine con l'ex Jugoslavia, sulla sponda del Danubio, dall'altra parte del Danubio. E devo dire che lì ci sono tante tracce dei romani. Quando Dacia è stata conquistata dall'Impero Romano, i romani sono passati proprio dalla mia città. Sono rimaste il castro romano, il ponte che è stato costruito da Apollodoro di Damasco, lo stesso architetto che ha costruito i fori imperiali, e io sono cresciuta in mezzo alle rovine romane e mi mancano le feste, i vari modi di festeggiare Natale, Pasqua, infatti cerco di tornare il più spesso possibile e mi manca anche un modo diverso di vivere le amicizie.